Davanti agli ebrei stanno due scelte opposte. Cambiare la Russia per poterci vivere da cittadini a pieno diritto. Oppure emigrare. Milioni emigrano, soprattutto verso l'America, la vera terra promessa. Migliaia aderiscono al nascente movimento sionista e si trasferiscono in Palestina. Ma c'è appunto chi sceglie di restare per lottare nell'impero zarista. Qui, soprattutto nella città di Vilnius, denominata anche per le sue sinagoghe e i suoi studiosi la Gerusalemme del Nord, nascono i primi circoli clandestini dei lavoratori. I giovani intellettuali ebrei aiutano gli operai, uomini e donne, a comprendere i fondamenti della scienza moderna. E poi passano al marxismo. Viene introdotta nei primi anni 90 l'abitudine di celebrare in riunioni clandestine la giornata del 1° maggio. Si pubblicano clandestinamente opuscoli e giornali. E intanto, di comizio in comizio, di riunione in riunione, i capi del nascente movimento si accorgono che, quasi per distrazione, è nato un vero partito, a cui aderiscono lavoratori ebrei che parlano lo Yiddish. Ma può un partito politico essere una mamma? Può ridare la dignità agli umili? Può organizzare la vita quotidiana delle masse che lo seguono? Ebbene sì, perché il Bund è uno strano partito. Parla della rivoluzione e della presa del potere. Mette le sue strutture al servizio del Partito Socialdemocratico dei Lavoratori della Russia, fondato un anno dopo a Minsk da 7 intellettuali, di cui 2 bundisti. Ma in realtà si occupa di ben altre cose. Getta le basi per costruire una patria e una famiglia. Fa di tutto perché gli ebrei si conquistino il diritto di vivere là, dove loro e generazioni dei loro avi sono nati. In Russia, in Polonia e in Lituania. E perché possano parlare la lingua che hanno sempre parlato, lo Yiddish. Per i sionisti, il loro movimento nasce contemporaneo del Bund, lo Yiddish non è altro che un vernacolo snaturato, simbolo dell'impotenza e della vergogna della diaspora, un gergo corrotto da dimenticare e sostituire con l'ebraico moderno, alla cui rinascita sta lavorando un giovane di nome Eliezer Ben Yehuda. Per i socialisti russi, invece, l'idea stessa della separatezza degli ebrei è un'eresia. Non è forse vero che tutti i proletari sono fratelli? E allora perché un partito specifico per i proletari ebrei? Perché gli ebrei sono oppressi doppiamente, in quanto proletari e in quanto ebrei. Rispondono i teorici del Bund che nel 1901 adottarono il programma dell'autonomia nazionale e culturale. In parole povere, per il Bund gli ebrei in Russia non erano una minoranza russa, ma una delle nazioni dell'impero, cui spettavano tutti i diritti nazionali: poter parlare, scrivere, testimoniare nei tribunali in Yiddish, la lingua nazionale. Non siamo il 4% della nazione russa, ma il 100% di noi stessi. Tai, ra, 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 ra
English Mädels Kind und Kirch mussten vom Prüfungen. English Mädels Kind und Kirch mussten vom Prüfungen. Genug schön Brüder holen, genug schön Morgen leihen. Macht das aber stoppst die Lunge, Brüder sind befreien. Macht das aber stoppst die Lunge, Brüder sind befreien. Jeder Schwester, Lunge, es gibt die Hände. Lunge, für die Freien, für Brüder, der Welt. Brüder und Schwestern,